Sono Daniela Vannini, ho 32 anni, sono un ingegnere, lavoro in una multinazionale del settore del segnalamento ferroviario dove sono la responsabile del settore di pianificazione. Oggi sono candidata per il Consiglio regionale, mi candido per portare in regione un'idea di politica. La politica e l'amministrazione è un'arte ed è difficile amministrare bene, per cui secondo me servono tre caratteristiche principali: le competenze e la professionalità, perché non ci si può improvvisare, il coraggio di voler veramente cambiare le cose senza scivolare nella demagogia e la libertà che viene dall'avere un lavoro autonomo dalla politica. Io in questi anni ho avuto la possibilità di fare un'esperienza importante dal punto di vista amministrativo, sono stata la vice capogruppo del PD in consiglio provinciale, mi sono occupata di diritti, di lavoro e anche di trasporti. Di queste tematiche mi vorrei occupare anche in consiglio regionale. Le mie proposte su questi temi sono prima di tutto quella di creare nuova occupazione di qualità, rafforzando e rendendo reale il rapporto tra scuola, università, ricerca e mondo delle imprese. C'è da fare un lavoro importante sui centri per l'impiego, in particolar modo credo che si debba mantenere l'articolazione territoriale ma sotto una regia forte a livello regionale. È importante accreditare i servizi per l'impiego a livello regionale, la nostra è una delle poche regioni che ancora non lo ha fatto. La seconda proposta riguarda la conciliazione tra lavoro, famiglia e vita sociale. Io propongo una legge quadro che tenga insieme tutti gli strumenti che possono aiutare le persone, donne, uomini e le coppie a tenere in equilibrio tutte le sfere della vita. In particolar modo non solo potenziare ulteriormente gli asili nido, anche gli asili nido aziendali che ovviamente devono essere aperti ai bimbi del territorio, ma anche strumenti di flessibilità sul lavoro, di organizzazione lavorativa. Penso in particolar modo a un accesso facilitato al part-time. Penso a, per esempio, alla possibilità di lavorare per una quota del proprio orario settimanale da casa. E non parliamo di cose che non si possono fare. C'è un'azienda importante svedese che ha sede qui a Modena e che già lo sta attuando da alcuni anni, con risultati importanti non solo in termini di soddisfazione delle persone ma anche di maggiore efficienza sul lavoro. Bisogna incentivare anche i congedi parentali e quindi tutti il fatto di poter entrare a lavorare con orari flessibili in ingresso e in uscita, e questo anche qui aiuta le persone a potersi organizzare ma aiuta anche a decongestionare il traffico. La terza proposta invece riguarda il mondo dei trasporti, non solo il progetto di una piattaforma integrata digitale su smartphone, su telefonino, su colonnina informativa che possa consentire alle persone di pianificare viaggi multimodali, quindi con autobus, treni, macchine a noleggio, elettriche per esempio, biciclette, ma anche di avere in tempo reale informazioni sui tempi di attesa, sui ritardi e poter prenotare e pagare direttamente dal proprio telefonino anche servizi personalizzabili. Ma sull'aspetto dei trasporti si può fare molto di più, servono treni nuovi, c'è una gara in corso che verrà aggiudicata a breve che prevede degli investimenti straordinari da parte della società che sarà l'aggiudicatrice di questa gara. La regione deve vigilare su questo investimento e deve anche contrattare un anticipo della consegna dei treni nuovi, e ancora serve un diverso modello di esercizio ferroviario che possa coniugare le esigenze dei pendolari di lunga percorrenza con quelli che si muovono in vicinanza metropolitana. Quindi queste sono le proposte per il Consiglio regionale, ma ribadisco, secondo me quello che è importante è portare Imola in Consiglio regionale, però portarlo con autorevolezza, con lungimiranza. Dobbiamo superare una sterile contrapposizione tra Imola e Bologna, perché solo superando questa contrapposizione tutto il territorio metropolitano, Imola compresa, può crescere, avere un ruolo a livello regionale e la nostra regione può competere a livello europeo.